Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quanti ce ne sono di questi fuori onda in frigo nel caso, no? E perché proprio adesso? Guarda, io parto da capo, io ritengo, ho sempre difeso Gianbruno, che conosco bene, un buon cronista, un bravo cronista e un simpatico cazzaro, parliamoci chiaro. Io lo consideravo in questa situazione come l'Alberto Sordi del Vedovo, non so se te la ricordi, con Franca Valeri nei panni della Monica Catinetti, sai, soggiogato dalla e poi quando lui alla fine cade nella tromba dell'ascensore, quello è il fuori onda di Ricci. Questa è la metafora di quello che è successo. Detto questo, proprio per questo, per il suo carattere cinematografico di tutta la faccenda, io do ragione a Selvaggia, cioè non c'è un complotto, al limite c'è una sorta di piccola sindrome di accerchiamento che la Meloni giustamente si sente di avere, perché cioè, dopo aver messo una pietra trombale al suo rapporto in modo estremamente doloroso, a questo punto si è trovata al centro di nuovo dello stesso dibattito all'UP, quando stava presiedendo un importante convegno al Cairo, quando c'aveva il problema da finanziare eccetera, quindi onestamente non era questo il caso. Poi su Ricci è Satana. Ma banalmente Ricci è Satana, Ricci è bravissimo, è un genio del male, fa questo da una vita, e quando io ci credo, perché lo so, perché ci sono passato anch'io, conosco io da Ricci, sono passato anch'io, una volta, perché gli ho fatto un articolo contro, mi ha messo la foto di un serial killer uguale, che era simile a me, mi dice, dov'è la differenza? Mia madre ha detto, immaginati la scena a casa. Però è Ricci, è così. Allora Ricci è vendicativo, Ricci è bravo per questo, è satira allo stato puro ed è una repubblica autonoma all'interno di me. Adesso però c'è chi non la pensa esattamente come